Ciao a tutti e benvenuti al Pourparlers Stories. Questa sera ho il grande piacere di avere qui con me un videomaker, anche DJ, di nome Fabio Guglielmi, nome d'arte Fabiatto. Ciao Fabio, ben trovato. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora iniziamo la puntata, prima di tutto sapendo i tuoi dati generali. Quando sei nato, dove vivi e cosa fai nella vita? Da quanto tempo ti occupi del videomaker? Scusa. Okay. Allora, sono classe 75, perciò ho 40 anni suonati. Il prossimo 25 novembre farò i 41, perciò sono da un anno nel club degli ANTA, il club da dove non si esce più. È un club, il club degli ANTA. E vivo a Foligno con la mia famiglia, con la mia compagna e la mia bambina. Che salutiamo, buonasera. Ciao Leonora, ciao Mia e ciao Alma, che ancora deve nascere perché è ancora in tempo, però intanto la salutiamo. No? La salutiamo. Lo vedrà. Quindi la saluto, anche lei. E viviamo a Foligno, diciamo base a Foligno, perché poi faccio un lavoro che mi porta a girare molto, sia in Italia che all'estero. Ho letto nel tuo curriculum molti spostamenti. Moltissimi spostamenti, soprattutto nel periodo, diciamo, pre-estivo e post-estivo, cioè da marzo a ottobre. Sì, sono molto impegnato all'estero. Comunque, faccio questo lavoro da più di 15 anni. Sono videomaker da più di 15 anni. Ho cominciato facendo piccoli videoclip. Insieme ad amici che poi in futuro sono diventati, magari ci entreremo dopo nei dettagli, sono diventati poi colleghi di lavoro, tipo come Giampiero Stamaccia. Okay. Che saluto che ho avuto tra l'altro. Esatto. Già. Ok. Editor, videomaker, esatto. Il regista da film è vicino in qualche modo al tuo fare? O no? Diciamo che allora io mi occupo principalmente di televisione e, diciamo, professionalmente faccio principalmente eventi sportivi, quindi mi occupo di questo. Diciamo la parte cinematografica ce l'ho un po' come tra virgolette sogno, però è un mondo alla quale non mi sono mai avvicinato seriamente. L'ho sempre presa un po' così per gioco, anche se ho fatto qualcosa, mi sono divertito a fare qualcosa. Però fondamentalmente è un mestiere differente, è molto differente, un po' perché il regista televisivo, allora io, come diciamo, sono principalmente un editor, perciò mi occupo di post produzione, perciò colleziono tra virgolette filmati e cerco di dare un senso con l'editing, con il montaggio al materiale che mi arriva. E poi c'è la parte, diciamo, di regia, che invece è tutto un altro feeling, perché è comunque soprattutto per gli eventi live, perché in tempo reale, mentre le cose accadono, devi andare a pescare, diciamo, la camera giusta o la sequenza di camere giusta per raccontare nel migliore dei modi la storia, quello che, certo, sta succedendo. Ti piace la miscela che avviene tra suono e video? Fantastica domanda. Allora, io mi sono avvicinato al video perché amavo la musica, e l'editing è ritmo, che sia lento o veloce, montaggio dinamico, lento, inquadratura fissa, comunque è ritmo.
Io, amante della musica, ho iniziato a fare il videomaker e ho portato tutte le sensazioni che comunque mi arrivavano dalla musica nel video. Perciò io credo che in un montaggio il 90% è la musica. Se comunque la visione di un buon video musicale deve conquistare quanto l'ascolto della musica. Deve essere di conquista tanto quanto. Secondo me viaggia su un livello diverso. Diciamo che la musica ti permette più di ascoltare le emozioni, e quindi sentire qualcosa, no? che ti trasporta, e magari il film alla fine te lo fai tu mentalmente. Il video chiaramente ti fa vedere un'immagine che poi anche lei può darti delle sensazioni e farti prendere direzioni immaginifiche varie. Okay. Però diciamo che secondo me in questo discorso hai un genere musicale che trovi maggior affinità al tuo pensiero, attenzione. Sì. Allora, io sono appassionato musicalmente, sono appassionato di tutta quella scia che va da diciamo metà anni 70 fino, diciamo, fine anni 80, quindi fino ad abbracciare l'house music. Però piace moltissimo anche ascoltare dal funk alla disco, a anche rock psichedelico o sperimentazioni o soul. Okay. Per tornare alla tua domanda, se è un genere che diciamo che dipende molto da quello che devo fare, siccome credo fermamente che la musica nella realizzazione di un video influenzi veramente per un 90%, se non di più, dipende dal prodotto che devo tirare fuori. Perciò la scelta musicale nella creazione del video per me è anche la parte più difficile, è la parte sulla quale investo più tempo. No? Diciamo che per fare il paragone, per diciamo un boscaiolo, no? Un boscaiolo la pianta la taglia in base a quanto affilata lascia, no? E diciamo che il tempo che io utilizzo per cercare la musica giusta è il tempo che il boscaiolo impiega per affilare l'ascia. Ok. Una domanda: nella storia musicale, Michael Jackson, nella storia, che quanto ha influito l'evoluzione del video musicale? Secondo me, ovviamente. Secondo te? Dato che ha fatto dei videoclip, esatto, che sono... Lui è stato un innovatore. Sicuramente. Veramente un grosso innovatore. Diciamo che per il videoclip è nato come compendio, come un appendice per la musica, perciò i primi video musicali semplicemente rappresentavano la band che suonavano, no? Riprese varie, magari no? Qualcuno sperimentava qualche inquadratura, oppure però fare fino a, insomma, relativo. Diciamo che era molto didascalico. Michael Jackson con Thriller ha spaccato tutto. Spaccato. Lui ha raccontato, lui ha iniziato a fare, ha portato il cinema, poi sì,
in qualche modo, modo nel videoclip, perciò sì, tutti i videoclip che vediamo oggi, che raccontano storie anche abbastanza, che magari non seguono il testo della canzone, il mood della canzone, ma comunque a livello di immagini raccontano una storia, secondo me sono un po' figlie di Michael Jackson, sì, quello che ha portato lui. Una ricetta: 180 grammi di vinile, una puntina di diamante, girare 33 volte in un minuto. Questa è la frase che ho letto che mi hai mandato. Qual è, a tuo gusto, pensiero, la velocità giusta indicativamente in BPM in un disco? Per tuo gusto, se mi dici io dovrei mantenermi intorno a... Io mi definisco intorno ai 100 BPM, quindi sono molto slow. Slow, mi piace, anche perché il groove lento per me ha un trasporto che ti permette di... Crea ambiente, sì, crea distensione, crea, cioè ti permette di entrare in una scena, no? Certo. Un po' così, un po' magari in maniera goffa, certo, come sono io. mi parli della tua comunicazione attraverso la musica che trasmetti in un set? Sì. Cosa vuoi comunicare in un set? Non stiamo parlando di parole, parliamo di emozioni. Emozioni, ovviamente. Vorrei fare un preambolo perché specialmente negli ultimi anni, da quando qui a Foligno è nato il Serendipity, che poi è l'unico locale dove in realtà io ho suonato tra virgolette professionalmente, ho capito quanto è necessario il contatto tra l'audience e il DJ, perlomeno per me, perché nella scelta del pezzo successivo è fondamentale, per come sono fatto io, osservare come la gente studiare come la gente si muove. E poi io, vabbè, oh, magari è una fantasia mia, però magari mi piace osservare, non perché mi piace osservare le ragazze, però le ragazze, va bene, secondo me hanno la donna una sensibilità particolare, non vorrei dire maggiore o minore. Rispetto all'uomo è chiaramente più... Sì, però esistono comunque persone, cioè adesso non è parlare di più o meno, però hanno secondo me una sensibilità alla quale io sono più affine, mm-hmm, ok, diciamo così. Perciò mi piace vedere l'effetto che fa un certo quel groove disco, quel disco su le movenze che magari... Hai mai ragionato sul termine groove, da dove derivi? Penso che il termine groove tante volte mi viene detto, sì. Il groove come definizione, questo è un ricordo che adesso mi sta venendo in mente, deriva la definizione da tipo cratere, mm-hmm, ovvero quanto scende la puntina nel groove, perché il cratere, certo, nel solco del, come il groove sarebbe, certo, una sorta di cratere naturale, caverna. Sì, beh, sì, bella. Bella questa cosa. Attenzione, un set, sì, è paragonabile, tra virgolette, ad un pasto, che voglio dire. Allora, quando si va al ristorante, si prende l'antipasto, sì, il primo, il secondo e il dolce, ok? Sì. Un set è paragonabile a ciò, cioè
l'apertura, musica d'ambiente, sale di BPM, sale fino alla chiusura con un disco magari più tranquillo, mi segui? Mm-hmm, perfettamente. È paragonabile ad un pasto? Paragonabilissimo. Ok. Paragonabilissimo. Ok. Sì, sì, sì. È anche un po' come piace definirlo a me, no? Sì, sì. Siamo in linea. Siamo in linea. La voce è il più bello strumento? No. No. Che strumento, diciamo, preferisci? Io amo il basso. Ah, ok. Poi ovviamente, cioè, con la voce si possono fare un sacco di cose, è uno strumento fantastico, però a me piace il basso. Beh, è onesto, cioè ti piace, non c'è niente di male, ci mancherebbe. Riprodurre, quindi creare, cantare, suonare, è come nella vita uno sfogo. Metto musica perché mi sfoga, mi dà libertà, mi segui? Sì, un po', sì, poi diciamo, per essere onesti al 100% e diciamo andare alle origini del DJ o comunque della mia storia, no? Un po' tra virgolette, secondo me, poi magari sarà lo stesso anche per te o forse no, però quando io ero giovane, tu sei più giovane di me, mi ti ricordo, quando mettevi dischi insieme a Matteo, no? Ciao Matteo, ciao, se vedrai il video. E un po' cominci perché un po' per egocentrismo, no? Perciò certo. Avere approvazioni, no, dalle persone, però vabbè, fa parte di un percorso, uno cresce, vita, e poi certo. Comunque sia, non c'è niente di male comunque. E poi entra in gioco la passione e quindi entra in gioco il voler condividere qualcosa che tu ami, che penso che è la cosa un po', una cosa che fa parte dell'essere umano, no? Certo. Cioè, una cosa che ami e tu la dici. Se tu vai a mangiare un piatto di pasta da paura, da non lo so, da qualcuno, Bippo, e dici, Ciccio. Esatto, e vai dal tuo miglior amico e gli dici: ma ieri sera ho mangiato un piatto di pasta stellare. E magari l'altro giorno, quando è che mi ha telefonato il mio miglior amico Daniele Ciri e mi dice: ma sei andato mai a mangiare lì? Mi hanno fatto un piatto di pasta incredibile, no? È questa condivisione ti piace, no, condividere con le persone che magari ti stanno vicino. E quindi suonare, mettere della musica, selezionare della musica o magari in qualche caso anche produrla, è un po', ecco, questo, certo. questa condivisione di, no, di amore, certo. Ti piace trasformare uno spazio attraverso visual da te creati? Se mi piacerebbe? Se ti piace la trasformazione attraverso il visual. Ah, se mi piace la trasformazione, sì, moltissimo, sì, mi piacerebbe farlo, cioè in realtà lo faccio, ma mi piacerebbe farlo meglio. Diciamo che la mia compagna mi dice sempre che sono abbastanza pretenzioso, poi vabbè, ovviamente tra virgolette, però sì, mi piacerebbe veramente riuscirci. E mi ti chiedo, sì, hai dei sogni artistici? Sogni artistici ce ne ho, e
però sono anche abbastanza miscelati con sogni che poi ricadono nel nerdismo. Tanti mi dicono che sono un nerd, no? Perché magari sono appassionato di tecnologia, perciò mi piacerebbe diventare in un modo che magari non è propriamente essere un artista, ma è più propriamente essere magari qualcosa di più tecnico. Però comunque sia, per me, quanto ha influito nella vita la tecnologia ad oggi? Tutto. Cioè, la tecnologia è fondamentale. Cioè, il telefono per... Non è più solo per telefonare, ma... No, è un'estensione del cervello, è tutto. Purtroppo, per alcuni aspetti, è nocivo per il cervello, perché abbiamo perso capacità di memorizzazione, capacità di interpretazione, proprio perché abbiamo esternalizzato. Si dice esternalizzare? Sì. Sì. Si capisce? Sì. E la memoria, cioè è un prolungamento del corpo, del cervello, tutto, no? Il telefono, il computer, tutta questa tecnologia, che bene, possiamo fare molte più cose, però purtroppo no, dall'altra parte no, la tecnologia non è servita, no? Diciamo, di aiuto per conservare invece quelle che erano, no, capacità naturali del cervello di... La terza puntata del Pur Parlé che ho fatto, sì, ancora ricordo una frase di cui ho parlato in con puntata. Chi, con chi era? Simone Meschini? Certo. Alessandro Bocciantella. Simone Meschini. Dicevamo, la tecnologia è un mezzo e non un fine. Sì, certo, certo. Da tenere sempre a mente. Certo. Assolutamente. Assolutamente. Allora, mio caro, ti devo dire che siamo, sì, giunti alla fine di questa puntata. E neanche ce ne siamo accorti. Per me è stato un grande piacere. Spero che ti sia divertito tantissimo. Sarà bellissimo fare questa chiacchierata con te. Grazie, Fa. Allora, ricordo il mio canale YouTube, che è youtube.com/thepourparler. Usate la tecnologia, non abusate. Sì, ovviamente. Recuperiamo magari un po' più di contatto con... Usiamo questo. Ecco. E vi auguro buona vita a tutti. Ciao! Ciao.